Questo programma contiene linguaggio volgare. Ragazze! Dove sono le ragazze? Ragazze? Non ci sono le ragazze. Cosa? In che senso? Dove sono? Parlateci prima dell'appuntamento e noi vi diremo il resto. È stato bellissimo, bellissimo, ragazzi. È stato Ciao, grandioso. Ragazzi. È stato bello, ci siamo massaggiati, ma è andato bene. Ci siamo divertiti. Vi siete massaggiati davvero? Dove sono le mie amiche? Ok, ok, quindi tutte le ragazze sono andate a dare il benvenuto al prossimo tutte. Ex. Sì. E non sapete ancora niente, nessuna niente notizia. Niente di niente. Ci siamo goduti una giornata di relax. Ma che cavolo! Non me l'aspettavo proprio. Mentre in villa tutti attendono col fiato sospeso, Lorena sta facendo fatica a respirare ora che è uscita col suo ex, Itai. Una situazione rilassantissima. Non voglio uscire con Itai. Sarà così imbarazzante. Ho bisogno di alcol. Prima di tutto, voglio vedere se è cambiata davvero, se è diventata più matura. Se sarà così, la conquisterò sicuramente. Andrà benissimo. Ho un ragazzo. Ok, state insieme da 2 giorni? Da quanto tempo lo conosci? Non importa. Appena l'ho conosciuto ho capito che era quello giusto. Lorena, non proverai mai per nessun altro ciò che provavi per me. Tra noi c'era un feeling davvero speciale. E spero davvero che lo capisca. C'era qualcosa e io credevo che fossi la mia anima gemella. Pensavo di amarti, ma tu mi hai spezzato il cuore. Joey ha raccolto i pezzi del mio cuore e li ha rimessi insieme. A lui importa davvero di me. Davvero? Vuoi sposarlo? Guardo Itai e mi chiedo, ma cosa ci fai qui? Perché sei uscito dall'acqua? Perché? Per farmi ancora del male. Non me ne andrò da questa villa senza di te. Puoi ridere quanto ti pare. Mi fai ridere. Ok? Sai, non avrei mai pensato. Con nessuno avrai mai il feeling. Per me, l'uomo che sposerò, l'uomo che sarà nella mia vita, sarà quello che mi starà accanto se dovessi stare male. L'uomo che mi darà la forza quando sarò debole e tu non sei così. Ascolta. No, ascolta tu. Sei scomparso, letteralmente. Non una volta, non due, non per una settimana, non per 2 settimane o per qualche mese. Te ne sei fottuto ampiamente di me. Come pensi che mi sia sentita? La mia anima gemella non farebbe mai una cosa del genere. Pensi che io creda che tu sia la mia anima gemella? No. Mi ha fatto stare così male. Stavo così bene e ora arriva lui e pensa di poter... Io non voglio più restare qui adesso, non lo voglio vedere. Non volevi stare con me? Avresti dovuto dire, ascolta, me ne vado. Non funziona. Non è così. Sei un debole, sei Io un debole. Sono l'angelo della tua vita. Quindi è per merito mio che hai finalmente successo. Ti ho dato un posto dove non vivere. Non ci provare, sì. Ti ho dato tutto. Non riesco a credere alle tue parole. Non volevo arrivare a questo punto, ma sono qui per riconquistarla. Mi ha già spezzato il cuore ed è tornata per farlo di nuovo. Vi prego, lasciatemi sola. Non ho ben capito la tua tattica, sai, Itai?